ci sono macchinari oggi ovviamente che sono molto più semplici da usare. Quando io ho cominciato era un bel disastro. Non so, te, quando hai cominciato il livello delle stampanti 3D, qual è stata la tua prima stampante 3D? Bah, guarda, allora ti do questa chicca. Sono stato il primo in Italia a comprare la prima RepRap e l'ho comprata direttamente dal professor Bowden. Quindi mi hanno dato una targhetta dove sono stato il primo in Italia ad avere una. Ma ti parlo di 12-13 anni fa, cioè una Te l'hai roba. rimontata te, te l'hai rimontata a casa. No, vabbè, ragazzi, ma non so quando avete cominciato, ma 13 anni fa, cioè non sono i kit che danno oggi. I kit che sono oggi, danno oggi, No. sono già preassemblati. Cioè 13 anni fa, dado per dado, per bullone, Sì. per rondella, per vite, per. Purtroppo l'ho fatto anch'io su una dozzina di stampanti. E Però per poi io ho è smesso. stato stupendo, cioè era un livello talmente primitivo. Che Sì. mi sono divertito tantissimo. Cioè. Quando ne fai una, poi quando ti dicono fammi anche la seconda, diventa meno divertente, diciamo. Infatti, poi Fabula 3D esiste dal 2014, così lo sai anche tu, Alessio, e ha avuto uno sviluppo soprattutto gli ultimi 3 anni, più importante, e che ci ha portato un attimo a essere un attimino più riconosciuti. Come credibili nel campo, e però le prime, Marco, mi ricordo che arrivavano i kit anche di altri ragazzi che le facevano qui a Brescia e dovevi montare tutto il kit e ti partivano. No, ma qua, perché io mi occupo soprattutto della parte organizzativa, dicevo va bene, fammi una stima di quanto ci metti a montarla, e mi dicevo 4-5 ore. Dopo 2 giorni era ancora lì che montava la stampante, e gli faccio: scusa, ma qual è l'economicità di tutto questo se devo pagare una persona 2 giorni per montare una stampante? Però va bene, chiusa la parentesi.